Noi oggi dovevamo votare, e so che c'è un suo impegno, assessore, una variazione di bilancio che non soltanto il mondo della forestazione, ma il mondo degli imprenditori agricoli, il mondo di chi guarda con grande rispetto al tema della produttività del bosco, degli allevatori, dei produttori agricoli. Una variazione di bilancio con la quale, con quei 66 milioni di euro, noi chiediamo che possa darsi continuità alla campagna antincendio, chiediamo che vengano garantiti i centunisti, i 151isti e avviare gli stessi 78isti. Le sa che ci siamo fatti portavoce di una battaglia importante, che è quella del trasferimento di competenze e risorse affinché si possa finalmente coinvolgere il personale nella dimensione degli OTI. Noi siamo perché davvero i forestali non rimangano fermi neanche un giorno. Capisco, e certamente il suo impegno non è fuori discussione, che purtroppo oggi non siamo riusciti a farla. Io credo, assessore, ci sia un impegno perché inderogabilmente la prossima seduta d'aula calendarizzi questa azione, questa variazione di bilancio, che si possano velocizzare i tempi, perché capisce bene che purtroppo i forestali stanno aspettando da tempo, e devo dire che mi arriva una sollecitazione rispetto all'assenza di 14 milioni di euro circa che riguardano i consorzi di bonifica. Devo dire, per rassicurare chi ci ascolta, che l'assessore mi ha garantito che in realtà i 33 più 14 sono risorse certe, e che quindi anche rispetto non solo alla campagna antincendio, ma anche rispetto alla campagna irrigua, potranno essere garantite certezze. Però, assessore, se lei ritiene che su questo, quello che è stato detto a me, possa passare in termini di rassicurazioni rispetto ad un mondo intero che ci guarda e aspetta risposte, certamente io gliene sarei grato. Io, in fiducia, perché conosco il suo impegno, la sua determinazione, sono certo che non potrà che essere in questo modo, e ovviamente, insomma, tutti si aspettano, perché vede, la sua fama la precede e il merito questo Parlamento glielo sta dando, e siamo certi che in questa direzione si potranno continuare a dare garanzie, perché questo viene richiesto all'esterno del palazzo.